cara. Vieni qui, amore della mamma. Amore della mamma. Fai vedere quanto sei cresciuto. Oddio. Bello di mamma. Ciao. Oggi sono qui di nuovo con Oscar perché mi avete chiesto in tantissimi di farvelo vedere. Come vedete già è cresciuto tantissimo. E risponderò un po' alle vostre domande attraverso il tag il mio amico peloso. E ci stava, insomma, quindi oggi vi propongo il mio amico peloso insieme ad Oscar e poi ho intenzione di farlo assolutamente anche con Kira, la mia altra cagnolina, e se vi fa piacere fatemelo sapere nei commenti, ve lo farò anche con i miei gatti, ho ben 4 gatti, quindi mi farà molto piacere farvi conoscere anche loro. Come si chiama? Si chiama Oscar, questo lo sapete già. Che animale è e di che razza? Beh, secondo voi che cos'è? Un cammello? No, ovviamente è un cane. Non è un cane di razza, ma i suoi genitori derivano insomma da cani da caccia. Quindi ha a che vedere con i cani da caccia. E quando era più piccolino però, e l'avete già visto nel video precedente che vi lascio qui in anteprima da qualche parte, somigliava tantissimo o a un labrador nero o a un cane corso. Infatti chiunque lo vedesse per strada subito mi chiedeva se era un corso o un labrador. E anche la stessa veterinaria, la veterinaria aveva detto labrador, invece il suo assistente aveva detto corso, quindi erano lì che litigavano. Adesso che è cresciuto, le sue zampotte stanno diventando belle grosse e ha le gambe molto lunghe e somiglia sempre di più ad un bracco, e visto che deriva da un cane da caccia ha molto più senso, quindi sì, probabilmente verrà molto simile a un bracco. Amore, quanto sei dolce. Da quanto tempo ce l'hai? Io, come già sapete, ce l'ho ormai da circa 2 mesi, quasi 2 mesi, e l'ho avuto tramite una mia ex compagna di scuola, che è la proprietaria della mamma di Oscar, ha avuto alcuni cuccioli e io ho adottato questo simpaticone qui. Quanto sei dolce! Quanti anni ha? Beh, ovviamente come avete visto è un cucciolo e ha 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, ne compirà 3 il 5 agosto. Racconta qualche sua stranezza. Vediamo un po', allora è molto geloso, è geloso soprattutto del gatto che vive qui dentro casa, perché come vi ho già detto 4 gatti, ma 3 stanno fuori, stanno in una veranda esterna e invece uno sta dentro casa, e visto che Oscar al momento, essendo cucciolo, vive anche lui dentro casa, ha cominciato proprio in questi giorni a stare in giardino durante il giorno e a tornare dentro casa la sera per dormire, e insomma è molto geloso del gatto, quindi se io praticamente lui ha imparato ormai il nome del gatto, quindi se io chiamo Charlie automaticamente corre anche lui, perché non sa mai che io dia delle attenzioni al gatto e non a lui, e quindi anche se mi trovo ad accarezzare il gatto automaticamente Oscar è lì pronto a saltare sopra il gatto per farlo andare via. Charlie mio! Charlie! Ecco che è geloso, gelosone mio, gelosissimissimo! Sicuramente vi chiederete anche se vanno d'accordo, e il mio gatto, questo qua in particolare, è cresciuto con i cani, è cresciuto proprio con Brenda e con Baloo, quindi non ha assolutamente alcun problema con i cani, appunto. E ovviamente però Oscar, a volte essendo cucciolo, è un attimino pesante, gli rompe un po' le scatole, quindi Charlie si incavola e comincia a schiaffeggiarlo come un pugile, però è anche molto dolce perché comunque capisce che è piccolo e quindi non gli fa male, non esce le unghie per picchiarlo, insomma. Un'altra sua stranezza, che però è una cosa che non sopporto, e anzi se conoscete una soluzione fatemi sapere nei commenti, aiutatemi a risolvere questa cosa. Praticamente ha il brutto vizio di andare a prendere la popò di Charlie, del gatto, nella lettiera e di tirarla fuori, e lo so che sto per dire una cosa molto schifosa,
l'ho trovato anche a mangiarsela delle volte. Cioè non so davvero perché lui faccia questa cosa. Mi è venuto da pensare perché la lettiera è profumata per nascondere gli odori del gatto e magari quindi è attratto da questo profumo, non lo so, perché è una cosa veramente insopportabile. Viene ovviamente rimproverato, ma continua a non capire, a non volerne sapere assolutamente. Quindi devo risolvere questo problema. Se sapete come, ditemelo. Un'altra sua, diciamo, stranezza è che quando lo rimproveri o magari quando si spaventa, insomma, di qualcosa, gli viene il singhiozzo, insomma, praticamente sempre. E anche in questo momento ha il singhiozzo, ma non so perché non gli è successo niente. Quindi perché c'hai il singhiozzo per ora? Cosa significa per te il tuo rapporto con lui? Da sempre con tutti i miei animali, insomma, il rapporto con loro è sempre stato di amicizia in qualche modo. Cioè per me è come se fossero parte integrante della mia famiglia. Lui, che è un cucciolo, è come se fosse proprio un bimbo che ha bisogno di continue attenzioni, che combina pasticci e che quindi devi riprendere, devi educare passo dopo passo, e quindi è molto molto importante proprio il legame tra noi. Sicuramente lui è più ascolta probabilmente più me, perché sono la persona con cui passa più tempo, e guardo là perché si è andato ad accucciare da quella parte, e io già lo amo anche se sta con noi da quasi 2 mesi. Quali sono i momenti più belli con lui? I momenti più belli con lui sono sicuramente quando torno a casa, che non mi vede magari da qualche ora, anche semplicemente da qualche ora, ma è lì pronto a farti tante feste, e quindi sì, quello è sicuramente il momento più bello, quando ti dimostra il suo affetto. E poi anche quando la mattina mi rivede, appunto, dopo che mi sveglio, perché passa la notte in questa veranda. Adesso, siccome si è avvicinato a me, vi mostro il gattone di cui parlavo prima, questo micione qui che vive con i cani e che non vuole mai stare in braccio. Comunque, se volete saperne anche di lui, fatemelo sapere, che ve lo dirò in un video. È vero, Charlie? Che soprannomi ha? Non ha un soprannome particolare, lo chiamiamo spesso piccolino, tesorino, amorino, tutti questi nomignoli qua, e poi creo un vezzeggiativo io spesso anche del suo nome, che lui tra l'altro ha imparato, quindi oltre ad Oscar io lo chiamo Oscarino e lui mi ascolta. Sono le parole che riconosce. Allora, riconosce il suo nome Oscar, riconosce Oscarino anche, riconosce Charlie, che è il nome del gatto che vi ho mostrato poco fa, e lo riconosce perché è gelosissimo, quindi appena io chiamo Charlie arriva prima Oscar. Poi l'ho un po' addestrato a riconoscere le parole seduto, terra, batticinque e rotola. Queste sono le piccole cose che gli ho insegnato. Anzi, se volete sapere come gliele ho insegnate, volete magari fatto un video in cui vi mostro come io, che metodo ho usato io per insegnargli queste cose, fatemelo sapere. Tengo comunque a sottolineare che è stato un tipo di addestramento, se così vogliamo chiamarlo, perché comunque non sono assolutamente un'esperta, dolce, quindi il premio è sempre un cibo, un croccantino o comunque qualcosa di gustoso, appetitoso per loro, e tante tante coccole. Ecco, a loro basta questo, e quindi se l'importante è riuscire a fargli capire che cosa voi volete e premiarlo quando vi accontenta, e poi verrà, insomma, automatico. Infatti adesso mi ascolta anche senza il premio, ecco. Oscar, seduto, batti 5. Bravo amore mio, bravo! Oscar, seduto, bravo, terra, bravo! Ma bravo! Oscar, rotola, bravo! Tieni! E queste erano tutte le domande
del tag, piuttosto fatemi sapere se volete sapere altre cose di lui, non so, fatemi delle domande, fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere con lui o con gli altri miei animali, con gli altri miei pelosoni. E lui per adesso c'ha sonno, c'ha tanto sonno, perché è stato tutto il giorno fuori a giocare con Kira e adesso è stanchissimo. Anche perché Kira lo tortura, non lo lascia in pace neanche un secondo. Se ve lo state chiedendo, sì, sono seduta per terra in questo istante. E amore mio, amore, c'ha sonno, non vuole essere disturbato questo qui. Dice voglio dormire, perché non mi lasci in pace? E niente, io e Oscar quindi vi salutiamo, che lui deve andare a fare la nanna e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!